Giornata uggiosa quella che ci accoglie al parco Increa, soprannominato il Lincrea Stadium. Mancano ormai pochi giorni, poche ore, potremmo dire, all'effettuazione per la settima volta consecutiva di una importante gara del ciclocross che da 2 anni riveste anche carattere internazionale. Una manifestazione organizzata dalla Lega Ciclistica Bugherio 2 e dalla MTB Increa, due realtà sportive ed organizzative di questo territorio. Una gara che si svolgerà domenica 29 novembre e sarà valida come seconda prova del Master SMP. Una manifestazione che sta crescendo anno dopo anno e che praticamente viene qui in Lombardia dopo aver effettuato la prima prova in terra veneta e più esattamente a Schio. Gianandrea Teruzzi, beh, una delle anime operative di questa società che si appresta ad organizzare per il secondo anno consecutivo una importante manifestazione a carattere internazionale. Parco Ingrea, come dice l'amico Carlo Pirola, l'Ingrea Stadium sta per essere aperto. Oggi siamo venuti, abbiamo notato e stiamo notando gli allenamenti di alcuni corridoi, tra cui quello di punta della MTB Ingrea che collabora con la società organizzatrice cooperativa Lega Ciclistica Bugherio 2 nell'organizzazione di questa importante gara. Tu sei vicepresidente e sei anche il segretario. Insomma, tutto passa dalle tue mani, ci hanno detto. Tutto io? No, non faccio tutto io. Per fortuna siamo una società con numerosi collaboratori, abbiamo circa 40 persone che collaborano a organizzare l'evento, quindi il ringraziamento va a tutti e c'è soddisfazione perché di anno in anno cresciamo, abbiamo l'apprezzamento del pubblico, abbiamo l'apprezzamento degli atleti che vengono, si divertono. E abbiamo anche riscontro a livello televisivo, internazionale, quindi la grossa soddisfazione per una squadra che non fa agonismo è questa. Certo che c'è da dire che quando poi i risultati sono quelli che avete ottenuto negli anni passati, settimo anno questo che organizzate una manifestazione ciclocrossistica in questo parco, beh, quando ci sono le soddisfazioni, ogni sacrificio, e ce ne sono tanti, viene ripagato, insomma. Viene perché abbiamo cominciato 7 anni fa facendo giocare dei ragazzi che poi crescendo sono diventati Marco Aurelio Fontana, sono diventati Fabio Aru e quindi fa piacere vedere dei ragazzi giovani che iniziano per gioco e poi crescono. Ma poi ce n'è uno, Federico Mandelli. Questo non lo, questo, ci dimentichiamo di Federico Mandelli che di fatto è nato e perché no, è anche un pochettino l'ideatore di questo tracciato. Federico Mandelli è il primo che ha iniziato a giocare qui da piccolo perché è nato e vive qui e è uno che ha sempre ottenuto risultati. A Brugherio è sempre stato un po' sfortunato, quest'anno speriamo che sia il suo anno e nonostante tutto ci sarà un percorso anche quest'anno diverso come ogni edizione, quindi Federico Mandelli gioca in casa ma non è favorito perché il tracciato è sempre diverso per tutti. Soprattutto un tracciato severo ed un tratto in contropendenza dopo aver superato una pendenza notevole in salita. Sì, ci sono la classica pendenza come ogni anno, ritorna la salita prima del traguardo, quindi c'è da divertirsi per tutti. Federico Mandelli, sei il padrone di casa, sei la persona che tutti devono battere perché non solo appunto abiti qui a Brugherio, ma sei anche un atleta di primissimo piano. L'anno scorso tante volte in maglia azzurra, oggi sei cresciuto un anno in più, un anno di esperienza e qui l'Increa Stadium, così come ama dire l'amico Pirola, è pronto ad applaudirti domenica 29. Sì, possiamo dire che sono proprio il padrone di casa. Mi alleno sempre qua per la stagione di ciclocross, è un parco che amo e ogni anno durante le gare cerco di sempre di dare il massimo. Quest'anno sarà più dura, però cercherò di dare veramente il massimo. È un percorso stupendo, diciamo che lo traccio quasi io, lo invento io e mi piace molto.
Quindi giochi in casa, tuo papà, tu, Pirola, sì, tutti per far sì che tu possa fare bella figura, ma del resto non è che ti hanno favorito tanto. Un percorso molto tecnico, un percorso anche sotto certi versi un pochettino difficile, ci ricordiamo l'anno scorso, ma quest'anno come, quali sono gli avversari che più ti impensieriscono? Beh, quest'anno entrando nella categoria Under 23, comunque gli Under 23 ci sono persone che comunque hanno vinto in Coppa del Mondo, pensando a Gioele o comunque atleti che come me al primo anno sono forti, per cui cerchiamo di battere appunto questi atleti. Ecco, sarà dura se pioverà. L'anno scorso è stata un'annataccia per quanto riguarda il meteo, è stato veramente tantissimo fango, c'è stato veramente tantissimo fango, speriamo quest'anno il tempo ci grazie. Ecco. Federico, non dobbiamo dimenticare che tu porti una maglia con scritto MTB in Crea, quindi diciamo che tu nasci ciclisticamente come corridore del mountain bike e continui ancora a svolgere questa attività. Esatto, io fin da giovanissimo ho gareggiato per mountain bike e da esordiente mi sono cimentato nel ciclocross innamorandomi, però diciamo che io faccio stagione estiva mountain bike e invernale ciclocross, si possono fare entrambe due discipline senza problemi. Ecco. Ma quella che preferisci nel cuore, quello che ti rimane più nel cuore? Ecco, diciamo che finora... Diciamo tutte e due, non si può dire, diciamo, perché tutte e due sono belle, mi piacciono tutte e due, non ne ho una nel cuore perché mi piacciono tutte e due, ecco. Sarà difficile battere chi ha vinto già una prova di Coppa del Mondo, domenica? Sì, molto, molto difficile. Ma tu ci proverai? Certo, sì, ci proverò come sempre, non bisogna mai mollare, ecco. Carlo Pirola, la mente in un certo senso di questa iniziativa che da 7 anni attrae a sé l'interesse di tanti addetti ai lavori, di tanti appassionati del ciclocross, ma è soprattutto colui che ha inventato questo nome, l'Increa Stadium. Ecco, una cosa che proprio quando Pirola nomina questo luogo di gare proprio si riempie, orgoglioso di chiamarlo così. Anche perché nella realtà è un vero e proprio stadio per il ciclocross. Sì, certamente, da una certa posizione si può vedere grandissima parte del percorso. Tra l'altro questo parco, questa zona è stata creata appunto per fare delle manifestazioni anche canore e con questa pendenza che permette di stare tutti a vedere lo spettacolo. E alle nostre spalle potrebbe essere l'ideale palcoscenico, un palcoscenico che si ravviverà per quanto riguarda i corridori il prossimo 29 novembre. Seconda gara a livello internazionale, insomma, dopo il primo anno bagnato ma fortunato, ripetete ancora in questa importante manifestazione il Master Selle SMP. Beh, io direi che la pioggia è quella che valorizza ancora di più il ciclocross, perciò se dovesse piovere a me non dispiacerebbe, anzi ci sarebbe molto più spettacolo. Poi penso che gli atleti, i nostri atleti del ciclocross non hanno problema a sporcarsi, sono dei veri atleti e ci sarà un grande divertimento anche in quel caso. Una giornata intera tutta dedicata alle ruote piene di fango, un fatto questo che naturalmente inorgoglisce anche l'amministrazione comunale, perché di fatto avere sul proprio territorio non solo un parco come questo, ma sfruttato così bene da una società sportiva, è il massimo che un amministratore potrebbe chiedere. Sì, ringrazio di nuovo l'amministrazione comunale che crede e patrocina questo evento e mi fa molto piacere, dopo aver organizzato la gara la domenica, nella settimana seguente incontrare persone di Brugherio che ci apprezzano, ci fanno i complimenti, dicono che sono venuti da questa gara, fa molto piacere, dà soddisfazione. L'anno scorso è rimasto nel cuore di tutti voi, cioè la giornata sportiva, seppur bagnata, è rimasta nel cuore di tutti voi, forse è stato anche quello che vi ha dato la possibilità di crederci ancora di più a continuare ad organizzare, perché siete sulla strada giusta. Sì, l'anno scorso è andata benissimo, è andata veramente bene e l'andar bene il giorno dopo ti fa già ripartire per l'anno dopo, per realizzare il nuovo evento dell'anno seguente.
Complimenti, come già detto dal mio segretario, arrivano in tutte le maniere. Non è che è un vanto, però fanno molto piacere, sono quelle che aiutano a continuare. Concludendo, con uno stadio come questo non avete pensato a qualcosa di più? Sì, abbiamo solo pensato però. Appuntamento quindi per il 29 di novembre sui prati dell'Increa Stadium, dove per tutti gli appassionati della ciclocross il divertimento è assicurato.